con Bari è mancato solo il gol, diciamo, quest'oggi. Una bella partita, però il punticino che muove la classifica. Senti, il punticino muove la classifica, però c'è un rammarico, perché il Bari secondo me ha fatto un'ottima partita, è mancato solo, come hai detto te, il gol. Ha avuto diverse occasioni, speriamo nella prossima. Comunque sono fiducioso, perché ho visto veramente un bel... L'ho visto, la voce... Se n'è andata la voce. È andata la voce. È mancato solo il gol, però, questo... Il gol, ma veramente è stata una sfortuna, però. Però il Bari c'è, diciamo, c'è. La squadra c'è. C'è, l'importante c'è. Ma c'è sempre, il Bari però sbaglia sempre. È mancato solo il gol quest'oggi, rammarico. Peccato, quella traversa di Botta, c'è rimasto in gola, il gol c'è rimasto in gola. Un vero peccato. Però diciamo la squadra c'è. La squadra c'è, ha giocato, diciamo. È mancata la vittoria, 3 punti. Pareggio deludente per quanto riguarda il risultato, meno per quanto riguarda il gioco. Abbiamo visto un bel Bari. Bellissimo Bari, sfortunato. Ci sono delle partite che purtroppo nascono così e il Bari ha giocato, mi è piaciuto molto. Dopo la partita col Brescia, secondo me questa è stata la partita migliore. Però avevamo un avversario ostico, si sapeva, e abbiamo rischiato pochissimo. Però è meglio rischiare di vincere che non rischiare di perdere. Che Bari ha visto? L'essenziale è muovere la classifica, meglio così. Buon pareggio, diciamo. Sì. Comunque meritava, siamo stati un po' sfortunati, dai, una traversa, è la festa un po' guastata, tanta gente, così. Però dai, forza, andiamo avanti. Migliore in campo? Per me Botta, e ha acceso la partita, e meritava, così in più pure lui, dai. Sì, è mancato solo il gol, però comunque se il Bari gioca sempre così non ci dobbiamo preoccupare assolutamente. Il migliore in campo? Botta. Pareggio immeritato per quello visto? Immeritato, sì. Non è che mi ha impressionato tanto la Ternana, anche se sta al primo posto. Purtroppo quando sottoporta sbagli una volta, due volte, è così. Traversa. Mi ha impressionato più l'Ascol che la Ternana. Sì, Bari che meritava la vittoria, la traversa, il gol annullato, le variazioni, però soffriamo sempre la grande affluenza di pubblico. E mi sono giocato lo 0-0 prima di arrivare allo stadio, proprio perché lo sapevo che andava così. Purtroppo rimbocchiamoci le maniche e continuiamo a fare come sapevamo fare prima di questo arresto. Dai, forza Bari. No, io sono soddisfatto perché comunque Bari avrebbe meritato di vincere. È stato sfortunato. Magari se Khedira pensa di risolvere meno da solo le partite, probabilmente. Migliore in campo secondo lei? Botta. Diciamo deludente proprio no. Noi veniamo da un periodo, diciamo, disastroso, con delle sconfitte, immeritate o meritate, il pareggio. Vabbè, abbiamo segnato, abbiamo preso una traversa. Migliore in campo? Botta. Claro, sfortunati, però diciamo un po' soddisfatti, che comunque abbiamo visto che la squadra c'è e... Speriamo nella prossima partita. Migliore in campo? Per me, Botta. Beh, insomma, non ci possiamo lamentare del gioco, anche se c'è qualche cosa da rivedere, perché insomma... Questa non l'ha convinta, diciamo. Il centrocampo non mi ha convinto molto. Che dire, un po' sottotono. Migliore in campo? Migliore in campo, Botta. Peccato, 2 punti persi, perché il Bari meritava ampiamente la vittoria, ha giocato veramente una grandissima partita. Per delle inezie non siamo andati in gol, la traversa di Botta, assurdo. Cioè. È stata veramente una bruttissima partita. Ci venne a dire che sei da credere che poi ci sia. È ironico.